farà lo spegnimento delle tubazioni per portare acqua al piano superiore della rimessa e attaccare l'incendio. Anche qui il capo squadra col casco rosso farà una veloce ricognizione, darà a disposizione ai vigili del fuoco che li vedete con l'autoprotettore, con la bombola di aria e la maschera per poter entrare all'interno del posto carico di fumo, altrimenti non si potrebbe respirare. Vi ricordo che su queste cose si muore perché si rimane soffocati dal fumo, non perché si viene bruciati, quasi sempre succede così. Arriva l'autobotte, da questa parte sta arrivando l'autobotte che si fermerà qui a fianco e sopra al mezzo ha un cannone che spara 2000 litri di acqua al minuto, quindi vedrete anche dei getti belli lunghi da 30-40 metri probabilmente. Vedete l'acqua spruzzata dal cannone, avete visto che getto? E qui stiamo lavorando anche in bassa pressione, potremmo arrivare molto più alti. Stiamo lavando il primo vigile del fuoco, è proprio lì in linea, loro non lo vedono. Stiamo raffreddando l'abitazione, qualcuno sta cominciando ad entrare all'interno per portare fuori la persona da soccorrere. I vigili del fuoco sono circa 270 per coprire tutta la provincia di Padova. Siamo divisi tra la sede centrale, che è questa qui attuale dove siete adesso, e 4 distaccamenti di vigili permanenti che sono distaccati ad Abano Terme, Este, Piove di Sacco e Cittadella. Abbiamo anche un distaccamento volontario a Santa Giustina in Colle. Tutte le chiamate arrivano qui presso la sede centrale al 115 e da qui vengono distribuite tutte le partenze su tutto il territorio. Noi siamo distribuiti su 4 turni, turno A, B, C e D, lavoriamo 12 ore di fila e ci alterniamo tra giorni e notte, quindi qui si lavora sempre H24 tutto l'anno. La portiera è stata aperta praticamente completamente, messa in sicurezza, hanno già rotto il cristallo anteriore e posteriore, tagliato 2 montanti, stiamo cercando di estrarre la persona con la barella spinale, vedete il personale sanitario, era già estratto, lo mette sulla barella. Vi ricordo che è sempre tutto finto, tutto quello che state vedendo è finto, non c'è nessun problema, il ragazzo sta bene, però in effetti questa è la realtà, Avete visto un incidente vero e proprio che potrebbe succedere finché state passeggiando per le strade e potrebbe capitargli appunto di fare la chiamata anche voi al 115.